siamo a Noto, una delle capitali della bellezza italiana. E ci stiamo preparando per un concerto sinfonico dell'orchestra del Teatro Bellini di Catania. Eseguiremo due delle più belle sinfonie scritte da Ludwig Beethoven, che sono la quinta e la settima sinfonia. Sinfonie che hanno l'eco nel tempo di concetti a noi preziosi ancora oggi. Il famoso destino, che poi non è altro che qualcosa che arriva ma che noi uomini possiamo certamente pilotare in maniera che poi non sia così crudele. E nella settima c'è questa bellissima traccia del secondo movimento, che è una traccia per l'umanità, cioè cominciano i violoncelli, cominciano insieme alle viole, poi vengono i violini, poi vengono i primi violini, poi vengono i fiati, cioè Beethoven che ci dà già un segnale di essere uniti, di essere fratelli, come scriverà nell'ultima sinfonia, nella nona sinfonia. Cosa ha portato la musica nella sua vita? La musica nella mia vita ha portato la vita, perché io l'ho scelta che ero bambino, e mi ricordo ancora il momento, ero un bambino di 3 anni e ricordo perfettamente il momento in cui vidi entrare questi due strumenti a casa Piovano, perché mio papà è pianista e suonava con un trio, violino, violoncello e pianoforte. E lui un pochettino così per curiosità mi fece vedere questi strumenti ad arco e io quando ascoltai il suono del violoncello dissi subito: papà, quella sarà la mia vita. Ora vi potete immaginare che un bambino di 3 anni che dice questo, sì va bene, poi vediamo. Invece io, che sono abbastanza un tarlo quando voglio, mi misi talmente appunto alla richiesta giornaliera con mamma e papà che assecondarono questa scelta, non perché loro volessero farmi fare un'altra cosa, ma perché papà è pianista, mi fece cominciare con lo studio del pianoforte e poi io appunto avevo già scelto il violoncello. La direzione d'orchestra si è aggiunta dopo, ma si è aggiunta perché la musica è qualcosa che va a 360 gradi nella mia vita. Sono una persona poliedrica, quindi probabilmente mi adatterei o potrei fare qualsiasi cosa.
io sono stato qualche anno fa qui a Noto con un concerto che era un evento per la presenza non mia ma del maestro Pappano. Questa è una città che, dove devi venire per capire l'energia che c'è. In tutta la Sicilia c'è un'energia speciale, sarà per i vulcani, sarà per questo mare che la circonda. Ieri sera ho fatto vedere a Catania, c'era una lingua di lava che scendeva lentamente dall'Etna, ma non era minacciosa, però ricordava che la forza della natura è qualcosa di talmente più grande che noi possiamo far poco se non ammirarla e rispettarla. E poi ovviamente come si fa a parlare di Noto senza citare la cattedrale? Quindi cosa posso dire? È un posto dove uno deve venire almeno una volta nella vita. Sicuramente ci sono state tante persone importanti nella sua vita, ma una in particolare che abbia segnato il suo percorso di artista? Beh, è difficile quando si chiede di buttare qualcosa dalla mongolfiera a decidere cosa devi buttare. Però cosa ha fatto decollare la mongolfiera è sicuramente il mio maestro. Io ho studiato con uno dei più grandi violoncellisti della storia, che si chiama Radu Aldulescu, adesso purtroppo non c'è più. È stato per me non solamente un maestro di violoncello, ma un maestro di vita. Mi ha insegnato tantissime cose, dal come studiare a casa, come affrontare una partitura, al rispetto per la musica, allo stare sul palcoscenico. E siccome ero un ragazzino di 16 anni, mi ha insegnato anche il rispetto per le persone, quindi a essere umanamente rispettoso di quello che circonda la musica, cioè il mondo. La musica è un tesoro perché noi siamo nati con la musica. Se veramente il Big Bang ha dato l'inizio al mondo, anche quello è un suono. Questa sera eseguiremo queste sinfonie di Beethoven, dove il timpano, che appunto è un Big Bang, è uno strumento così importante, tanto che Schumann, che era famoso più per le sue critiche all'inizio che come compositore, dice che a volte non riusciva ad ascoltare veramente bene le sinfonie di Beethoven perché il timpanista faceva più fragore che suono. Allora, ecco perché è importante la musica, perché è l'inizio di tutto. Il bambino quando esce al mondo fa un suono, dà un vagito, come quello che stiamo ascoltando alle mie spalle, quindi anche quello è musica.